Bentornati a tutti. Oggi è giovedì, 29 giugno, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Toro. Sfaccendare allenta la tensione. Se l'atmosfera familiare è infiammabile e in coppia, sotto tiro della luna possessiva, la solita gelosia rosicchia l'intesa, è inutile sfogarsi con gli amici annoiandoli con le stesse lamentele e tantomeno pigliar vela col partner, che surriscaldato da Marte in quadratura rimane del proprio avviso, si altera ancora di più. La soluzione è occuparsi d'altro, coccolare il vostro gatto, per esempio, o darvi al bricolage, dove potreste diventare dei campioni, perché buon gusto e abilità manuali non vi mancano. Cenetta raffinata con gli amici o per fare pace con la vostra dolce metà, in questo caso mettete un po' di musica, romantica però, come piace al sole e a Mercurio Cancerini e soprattutto non dimenticate le candele rosa. La coppia è unita ma con molte incertezze e dubbi, basta un niente per metterla in crisi. La coppia non è matura per un qualche progetto importante e potrebbero presto nascere incomprensioni, litigi e contrasti. I single incontreranno amicizie nuove che però sono labili e potrebbero disgregarsi facilmente senza troppe prove di appello. È un buon giorno per iniziare qualcosa di nuovo e soprattutto qualcosa di indipendente dagli altri. Non lasciatevi, in ogni caso, soggiogare dagli altri. La gelosia potrebbe farvi perdere il controllo di una situazione importante e delicata, se non amate i colpi di scena mettetevi al riparo dai colpi della gelosia. Oggi non andate all'avventura, non avete abbastanza guai per caso? È il caso di cacciarsi in qualche altro pasticcio? Occhio oggi agli appuntamenti, potreste perderne qualcuno. Nostalgia di persone del passato, la vostra mente oggi ripercorre il tempo passato mentre il cuore rivive antiche emozioni. Restate con i piedi per terra e pensate all'oggi. Cercate di mettervi nella condizione migliore per lavorare meglio e di più. Non trascurate i doveri quotidiani. Continuate a diffidare del partner. Dovreste essere dalla sua parte invece. I vostri dubbi a volte possono risultare fastidiosi per il vostro partner, non avete motivo di dubitare, eppure lo fate. Oggi fate solenne promessa di ripulire la vostra vita da questi dubbi che vi tormentano. Vi attende un periodo di maturazione ed evoluzione personale, questo non vi deve spaventare. Avrete dei benefici consistenti assecondando questa evoluzione interiore. Venere rispolvera in voi alcuni antichi sentimenti, avrete nostalgia di persone del passato e sarete tentati di cercarle. Fermatevi fino a che siete in tempo. A metà giornata potreste avere un contrattempo sgradevole, non disperatevi, prendete qualcosa con gli amici e vedrete subito le cose sotto una prospettiva migliore. Forse in questa giornata avvertirete dei sentimenti contrastanti, che non vi faranno trascorrere delle ore felici accanto alle persone che amate di più. La pazienza in questi giorni è una virtù importante, soprattutto per quelli che lavorano nel settore del turismo o dello spettacolo. Le vostre idee ultimamente peccano di banalità e se fate un lavoro creativo appunto, potrebbe costituire un grosso problema, al quale dovete immediatamente rimediare. Plutone e Giove in coppia con Urano, tutti in angolo super benefico, il primo dal segno del Capricorno e gli ultimi due in congiunzione in Toro, sono adesso i vostri sponsor celesti. Ma anche Mercurio, dio della mobilità fisica e mentale, della comunicazione, è propizio dal Cancro. Questi tre pianeti inerenti la sfera creativa, razionale ed emotiva dell'io, vi fanno gioco nel risolvere con prontezza, garbo e un pizzico di fortuna, qualche inciampo che si è determinato nella cerchia delle amicizie più strette. Mattinata tutta al lavoro, come piace alla luna bilancina in sesta casa, ma vi parlerà anche di studi, vostri o dei vostri figli alle prese con la maturità o con la stesura della tesi. Di argomenti in gioco anche il benessere, col caldo che fa ideale cambiare spesso aria, la casetta di montagna è un vero toccasana. Ma se non avete possibilità di salire di quota o di mettere almeno i piedi in acqua, il pomeriggio sarà davvero pesante, quasi irrespirabile, effetto della luna passata nel frattempo all'opposizione.
Per fortuna a rinfrescarvi mente e corpo provvedono persone ed situazioni piacevoli, ben espresse dalla coppia Sole Mercurio acquatica in Cancro e dall'altrettanto acquatico Saturno in Pesci. Amore ed Eros. In famiglia vi scontrate su questioni di ruoli, in casa c'è un gran fermento e ci si aspetta che ognuno faccia la propria parte. Partner coccolone ma fin troppo appiccicoso, nell'intimità vi riconferma il suo attaccamento, rivelandovi anche la gelosia. Si è accorto che tra gli amici qualcuno vi fila, ma non è detto che voi stiate al gioco. Poche persone quelle con cui andate d'accordo, ma quelle poche davvero buone, vi confrontate su tutto ricordando con piacere il passato, se sono ex compagni di scuola o di lavoro sarà ancora più gradevole. Se siete cuori solitari oggi vi attendono avventure inebrianti e specialmente se siete nati in aprile, con Giove molto bello in congiunzione. Se invece siete in coppia, prestate aiuto alla persona che avete accanto in un problema che vi sottoporrà concernente la sua famiglia d'origine, vi guadagnerete ancor più la sua incondizionata fiducia e la sua profonda dedizione. Lavoro e denaro? Casa sottosopra, se avete deciso di cambiare disposizione dei mobili o avete effettuato un nuovo acquisto sacrificate la serata per cominciare a mettere tutto in ordine. Complicazioni per chi ha un'attività in proprio, coi soci e i fornitori oggi c'è conflitto aperto. Il vostro temperamento, che evita atteggiamenti divistici ed astar rimane sempre fedele a se stesso, sobrio e normale come tutti gli altri. Vi distinguete infatti soprattutto per essere attivissimi e concreti, dimostrando la vostra indispensabile competenza in una situazione complicata che altri colleghi non riuscivano a sbrogliare. E per questo non vi vanterete o vi metterete su un piedistallo. Benessere. La forma potrebbe essere migliore, stomaco sottosopra e pancia in disordine sul bollettino di guerra, colpa vostra, primo perché vi arrabbiate per nulla, secondo perché siete golosi e una doppia porzione di tiramisù non è esattamente dietetica. Per lei, creative e fantasiose in cucina, ma oggi un tantino distratte, occhio a non dimenticare in forno la vostra deliziosa crostata di albicocche. Per lui, forma fisica in ripresa, dopo un leggero mal di testa. Difese immunitarie abbassate, un po' per il caldo, un po' per lo stress che si fa sentire già a metà settimana. Colore delle emozioni, rosso mattone. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 8. Finanze, 6. Benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.